Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati anche quest'oggi, ben tre trasmissioni, 20 luglio del 2023, ovviamente siamo in estate vuol dire anche mare, navi, vele, e non potevamo non invitare ovviamente il super presidente della Barcolana, Mitja Jaluz. Bentornato Mitja. Grazie, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Allora, Mitja, mancano praticamente 2 mesi e mezzo alla Barcolana, quest'anno diciamo cade abbastanza presto l'otto, anzi il giorno più basso. Assolutamente, quest'anno Barcolana bassa, perché Barcolana per Trieste è un punto di riferimento, non voglio arrivare a dire che è come la Pasqua, ma insomma è un punto di riferimento, no? Perché a Trieste si dice no, questa cosa qua è il corso d'inglese, lo inizio dopo la Barcolana, vado in palestra dopo la Barcolana, e quindi è un punto di riferimento. Quest'anno la Barcolana sarà l'8 ottobre, ma inizia di fatto già a settembre, perché il 29 settembre avremo l'apertura della 55esima edizione della Barcolana, con tantissime novità, tante belle storie da raccontare in questa edizione del 2023. E infatti, Mitja, 2 settimane fa è stata presentata la Barcolana al circolo velico dell'organizzazione, ed effettivamente, oltre al grande entusiasmo che si percepiva da parte tua, degli organizzatori, effettivamente le novità sono moltissime, e anche diciamo la volontà di stupire e di grandirsi sempre di più, e anche di essere protagonisti a livello mondiale, è sempre più importante. Assolutamente, si torna diciamo al pre-pandemia quest'anno, anzitutto con le iscrizioni. Abbiamo pensato a una lotteria straordinaria per gli iscritti alla Barcolana, perché potranno vincere, pensate, una Lexus ibrida, una macchina straordinaria. Quindi coloro che si iscriveranno alla Barcolana entro sabato 7 ottobre, la sera diciamo del sabato 7 ottobre potranno partecipare a questa estrazione che avverrà in Piazza Unità di una Lexus, e tanti gadget all'interno della sacca dell'armatore, proprio per ringraziare tutti coloro che anno dopo anno fanno grande la Barcolana. E poi quest'anno la Barcolana sarà dedicata ai velisti, ai marinai, agli armatori, a tutti coloro che hanno partecipato in questi anni. L'anno scorso Carlo Borlenghi, uno dei più grandi fotografi di vela al mondo, ha ritratto 1200 triestini, monfalconesi, friulani, mugesani che hanno partecipato alla Barcolana del 2022. Quest'anno quei volti, quelle storie saranno protagoniste del nostro racconto di Barcolana, che è intitolato Barcolana Crew, cioè il grande equipaggio della Barcolana. E un altro elemento che ho sottolineato è stato la sacca dell'armatore, che sarà particolarmente ricca quest'anno, ricchissima. Particolarmente ricca, perché ritorna la tazzina di Illy, ci saranno diverse diciamo cataloghi e beni all'interno della sacca, oltre alla maglietta della Barcolana. Io adesso ho ancora la maglietta dell'anno scorso, ma tra brevissimo arriverà nei negozi di Trieste la nuova polo della Barcolana, che quest'anno è bellissima, devo dire, perché è blu scuro con diciamo le righette arancioni, e quindi davvero una tradizione e innovazione, un colore molto serio, molto bello, come il blu che piace insomma ai marinai, ma con questo colpo, con questa immagine molto forte di colore dell'arancione. Quindi Barcolana che anno dopo anno cerca di unire tradizione e innovazione, questo è il nostro scopo per far crescere la Barcolana, e con la Barcolana a Trieste. Barcolana però non è soltanto, come dicevi tu, la regata della mattina domenica 8 ottobre, ma ci sono tutta una serie di eventi che partono il sabato prima, che il sabato prima è ancora settembre. Assolutamente, partiremo quest'anno il 29 settembre, e posso annunciare che partiremo con un bel concerto, perché la musica negli anni della pandemia è mancata in Barcolana, non certo per colpa nostra, ma perché non c'erano le condizioni per organizzarla. Quest'anno, grazie a uno sforzo enorme insomma che è stato fatto dal comune, da imprenditori privati, Trieste è diventata nuovamente protagonista sulla scena nazionale e internazionale della musica, e Barcolana non poteva essere da meno. E quindi posso annunciare che insieme all'assessore Rossi del comune di Trieste stiamo lavorando per riportare la musica in Barcolana, aprendo i 10 giorni di Barcolana con un bel concerto. Benissimo, quindi questa è la chicca che ci dai? Questa è una chicca, perché effettivamente
insomma è frutto di un lavoro dei mesi scorsi fatto con Giorgio Rossi, e adesso stiamo arrivando insomma al punto di definire un bel appuntamento per i triestini, e non solo per i triestini, con delle belle novità sia dal punto di vista della location che dal punto di vista del concept del concerto. Ecco, poi lo annunceremo all'inizio di settembre, ma siamo vicini alla definizione. Ovviamente non posso, non ti domandiamo nient'altro. Sarà pagamento o gratuito? No, oppure gratuito. Gratuito. Il concetto del Barcolana è che vuole essere accessibile, quindi lo sforzo che viene fatto tanto dalla società velica quanto dal comune è quello di offrire un concerto ai cittadini, ai giovani, a tutti coloro che vogliono partire con quella che sarà davvero una grande festa, perché insomma Luca, negli ultimi anni la pandemia si era fatta sentire, penso il 2020, 2021 in particolare, quindi insomma erano state delle barcolane complicate. Già l'anno scorso è tornata una grande festa, ma quest'anno puntiamo davvero su un coinvolgimento di tutta la città, e la musica è la colonna sonora della Barcolana, e credo che partiremo veramente alla grande, anzi sono convinto che partiremo alla grande. Su questo vorrei fare un passetto indietro, no? Spesso ne pubblichiamo, quando parliamo di grandi eventi Piazza Unità, una foto, la foto più significativa degli eventi Piazza Unità, ed è quella, forse avete già capito, di Arvalo Soler. Penso insomma che sia uno degli eventi storici, diciamo. Sì, assolutamente, storiche. Guarda, lo ricordo ancora, ne parlavo con Gigi Vignando, che salutiamo, ovviamente. Che salutiamo, che insomma, è stato grandissimo protagonista nei giorni scorsi insieme a Luca Tosolini nell'organizzazione dell'evento straordinario per la città. Devo dire che insomma il concerto dei Maneskin è stato veramente importante per la città, so che era stato voluto all'amministrazione comunale, che è partita per tempo dando un incarico a Luigi, che ci ha sempre seguito nei concerti. Devo dire che dal 2014 che Vignando insomma, con la sua Vigna PR ci segue, ha individuato nel 2016 Alvaro Soler, e all'inizio insomma dicevamo, ma secondo noi insomma sarà un bel concerto, porterà un po' di gente, ma quando quel sabato ci ritrovammo la piazza 20.000 persone, più di 20.000, perché vennero dichiarate 20.000, ma secondo me insomma ce n'erano ben di più, e devo dire che insomma quei concerti con quelle condizioni non si possono più fare, perché c'è stata nel frattempo la circolare Gabrielli, ci sono state tutta una serie di diciamo ridefinizioni dei limiti della sicurezza, per cui chiaramente quello è un'altra epoca, appartiene a un'epoca che non esiste più, però devo dire che è stata una pagina bellissima grazie ai triestini, e come sono state belle le pagine successive di Gabbani con una raccolta fondi importantissima a favore del Burlo di Trieste. Quindi insomma, devo dire che la musica in Barcolana è sempre stato un tassello importante per me. Il fatto che ritorni quest'anno significa che davvero ci siamo lasciati alle spalle un periodo difficile, che guardiamo con ottimismo e fiducia al 2023. D'altra parte insomma, una città che è piena di turisti, una città in cui crescono diverse iniziative, e la Barcolana vuole essere naturalmente a fianco di tutto questo, senza dimenticare, lasciamelo dire, l'aspetto sociale. Quest'anno ci sarà un forte coinvolgimento delle associazioni per il Barcolana, per il sociale, il martedì della settimana che porta appunto in Barcolana, con una particolare attenzione alle persone con disagio mentale che verranno portate in barca, il concerto alla Calicanto, quindi un altro appuntamento tradizionale che unisce solidarietà e musica, e tanta attenzione al tema della disabilità. Quindi Barcolana quest'anno avrà una regata, un'attenzione specifica proprio alla, al tema della disabilità, il fatto che in barca ci devono poter andare tutti, a prescindere dalle loro abilità fisiche o mentali. Questo è il messaggio che vogliamo dare, quindi una festa davvero per tutti. In barca si rompono le barriere. In barca si rompono le barriere, si rompono le barriere da tutti i punti di vista, cioè in barca non ci si dà del lei, in barca non ci si considera per quelli che sono i galloni. Uno può essere l'amministratore delegato, il presidente, ma poi alla fine contano le gerarchie reali di chi sa fare qualcosa e di chi non sa fare qualcosa, a prescindere che sia uomo o donna, a prescindere che sia normodotato oppure no. Ecco, questo è lo straordinario messaggio che viene dalla barca vela, dall'esperienza della barca vela, perché poi ci si trova
su una barca in un ambiente che può essere ostile come il mare, quindi avremo tantissime storie da raccontare, ci sarà Francesca Klapcic che è reduce dalla vittoria all'Ocean Race e ci saranno soprattutto storie di barche, penso in particolare alla barca che ha fatto la storia della vela triestina, cioè Vento Fresco, che pensa vinse nel 1973 la Barcolana e nell'85 partecipò al Portofino New York e nel 93 affondò nell'Oceano Atlantico. Ecco, Vento Fresco sarà una delle protagoniste della Barcolana di quest'anno, con il racconto di Paolo Rizzi, di Andrea Pribaz e di tutti coloro che vorranno testimoniare quello che ha fatto questa barca. Ma poi abbiamo lanciato una sorta di concorso con i diversi circoli velici del territorio perché tirino fuori e ci raccontino delle storie di altre barche, perché ci sono spesso, Luca, delle storie di velisti, di marinai che magari non sono note, non sono raccontate, si conoscono solo all'interno della comunità del sodalizio, invece noi vogliamo portarle appunto in questa bella piazza che è la Barcolana, per metterle a disposizione e condividerle tra tutto il popolo della Barcolana. Io ho ancora una domanda da farti. Quando sei diventato presidente la prima volta del circolo, pensavi nel 2023 di far arrivare la Barcolana a questo livello? E secondo te nel 2030 dove arriverà la Barcolana? Allora, non lo pensavo, ero un po', come dire, incosciente allora, perché avevo meno di 40 anni. 10 anni fa più o meno? Anni, 10. Questa è la mia decima Barcolana, quindi c'era grande incoscienza, ma c'era la consapevolezza del fatto che Trieste ha delle potenzialità enormi e che quando si riesce a far squadra, a mettere assieme tutte queste risorse, queste energie, queste potenzialità, Trieste può arrivare dove non te l'aspetti. Ecco, questo è l'insegnamento che mi porto dietro dei 10 anni di Barcolana. Dove arriverà tra altri 10 anni non lo so, sono convinto che continuerà a essere un tassello importante per la città di Trieste, per la promozione di Trieste in Europa e nel mondo, perché considerate che l'anno scorso abbiamo prodotto un docufilm di 47 minuti che è andato in 56 paesi, cioè il Faro della Vittoria e Piazza Unità d'Italia sono entrate nelle case potenzialmente di 600 milioni di persone, dall'Australia alla Nuova Zelanda, dal Sudafrica al Canada. Ecco, questo è la Barcolana e i triestini devono essere orgogliosi di quello che sono riusciti a fare in questi anni, perché non è il presidente della Barcolana, ma è davvero una città che si mobilita per il suo evento più amato e più conosciuto. Noi ringraziamo il presidente Mitja Jaluz, anche noi ovviamente il nostro piccolo saremo presenti in Barcolana, la racconteremo come ormai da 6 anni a questa parte, grazie alla collaborazione che ho fatto Mauro sulla terrazza che è davanti a Piazza Unità, certo. Abbiamo già avuto anche Mitja più di qualche volta in questi anni, per cui avremo come sempre un 50-60 ospiti che ci vengono a trovare. Ma guarda, il racconto di Barcolana è fondamentale, quindi devo dire che insomma, Trieste Caffè come altri fanno... mettono dei mattoncini che poi costruiscono un edificio davvero straordinario che è la Barcolana. Anche perché pop è quindi di assolutamente tutti. Assolutamente, quello deve essere così, cioè la Barcolana è unica perché uno sport come la vela, che viene visto altrove come uno sport elitario, invece porta in piazza, porta a ballare, porta a vivere il mare, la sua tradizione, davvero tutti, i più giovani e i meno giovani. Di questo siamo davvero contenti e ringraziamo tutti. Grazie Mitja Jaluz e buon proseguimento grazie e buon lavoro. Buona estate.